Ciao a tutti, Peppa di YouTube. Ecco, voi non lo vedete. Ciao a tutti, oggi vi volevo fare l'aggiornamento del video tag, tutte le mie cover per il telefono. Infatti le ho messe tutte qui sopra, vi faccio una piccola panoramica. Qua. Ve la faccio vedere. Quelle che ho. Cominciamo da qui. Allora, una delle prime è stata questa. Calmo e l'avevo presa alla Fiera di San Giuseppe qui da noi alla Spezia l'anno scorso. Keep Calm and Funny, normalissimo, quelle di plastichino. Poi quelle di plastica diventano sempre un po' sporche, anche se va a quelli rimangono sempre un po' sporchini, un po' bianco sporco. Comunque la prima è questa, Keep Calm and Have Fun. Poi questa non so dove la potete trovare perché me l'ha regalata la mia amica Sonia, un bacio, ciao Sonia, me l'ha regalata Sonia, è una farfalla gigantesca tutta colorata, molto carina. Questo è il bordo tutto sgrinato, rigato, come lo volete chiamare. Questo è il telefono. Eccolo qui. Poi, questa era divisa in due pezzi, cioè la parte davanti, che sta davanti al telefono, e la parte dietro. L'avevo presa in un negozio cinese, era solo, non lo so, sì, era tutto trasparente, sia questo che la parte davanti, che adesso è un po' sporchino. Questo qua era retro, normale, trasparente, solo che io l'ho decorato. Un po' rovinato, però l'ho decorato così. È stata una delle prime che io, le prime cose che avevo fatto. Poi questa presa su AliExpress, che è l'unicorno arcobaleno, che purtroppo mentre spacchettavo ho tagliato il pacchetto e si è tagliato anche un pezzo di corno, povero unicorno. Eccola qui, questa è una delle mie preferite, non c'è bisogno di dirlo. Poi questa qui presa sempre su AliExpress, che è lo smaltino, quello smaltino firmato per unghie, e non so se vi vedete, c'è tutto dei brillantini sopra, molto molto carina, e i bordi sono tutti neri, anche il retro tutto di un colore. Qua anche questa la metto molto molto spesso, è una delle mie preferite, non c'è niente da fare. Poi questa l'ho presa scusate, l'ho presa in negozio cinese, sul giallo e sul viola, una fitta ironica, sono così neanche che mi chiedo una ricetta, mi faceva ridere, ma era carina. Non la uso molto spesso, però
simpatica, le rotte fatte così, carina, niente di speciale, eccola qua. Poi, sempre appesa nello specinese, questa qui, se non ce n'è di una donna non esiste, rosa con tutti. Quindi sembra di averla appesa nello specinese oppure sempre in fiera con Giuseppe, non mi ricordo esattamente. Però era carina, tutta rosa, rosa pastello, molto molto carina, semplice, di quelle di plastica abbastanza morbide, questo è. Dove mettete il telefono, eccolo qua, tadam, scusate se si riflette, le luci varie, un po' riflette, poi, sì, al negozietto quello al mercato, sì, alla fiera l'anno scorso avevo preso questa qui, e avevo preso anche questa che è una delle mie preferite, Don't Touch My Phone, quella scimmietta con la lingua di fuori, troppo troppo carino. Faccio vedere, l'ho più spostato magari, eccolo qua, è così carino, allora lo passo per questo ancora, infatti l'uso spessissimo anche questo, tutta nera con la scimmiettina del cappello, questo è l'altro. Che l'avevo presa sempre in fiera l'anno scorso, poi su non ricordo se su Amazon o su AliExpress avevo preso questo che sarebbe quella fascia che mettete al braccio per portare il telefono quando vi allenate, così si vede un po' meglio questa fascia qui, qua mettete la conciate al braccio, qui dietro c'è il posto per le chiavi, questa qua era del mio vecchio telefono però io la uso anche per questo perché ci sta, eccola qui, faccio vedere il retro, mi può interessare, e qui ci infilate il telefono. Questo è lo strappo per fissare al braccio, eccolo qua, andiamo avanti, su AliExpress ho preso questa qui fatta profumo di fanalo, tutta nera, adesso farò vedere meglio, ecco qua, siamo in pari, fatta profumo, tutta nera, dietro uguale nera, cioè sia così e sia trasparente, io ci ho tolto la catenella perché dava un po' fastidio, però c'è la catenella dorata tipo borsetta ed è tutta nera con fatta proprio a profumo, molto molto carino, che questa la uso abbastanza spesso. Poi allora, sempre su AliExpress avevo preso il rossetto con il moschino, la cover è veramente veramente grossa e ingombrante, se la vedete è veramente ciccionosa, cicciona, la cosa è veramente cicciona,
Eccolo qui. Però è troppo carino questo orsettone. Sì, però è veramente veramente ingombrante. Poi sempre su AliExpress avevo preso questa qui con le orecchiette tutte brillantinate, che costano, e tutta lilla. Anche questa ha un laccetto di plastica, però io ho preferito togliere, mi dava fastidio. Comunque c'era un laccetto di plastica, tutta lilla, semplice, di plastica semidura, con tutte le orecchiette, tutte qui luccicose, tutto topolino, molto molto carino. E questa c'è anche in blu, in rosa e in verde, mi sembra, se mi potrebbe interessare. Su, io l'ho trovata su AliExpress. Sì, può piacere, è molto molto cucciosina. Poi questa è la custodia, quella per mettere dentro il cellulare, per non farlo bagnare dall'acqua, per proteggere dalla sabbia. Io mi è servita molto quest'estate. È una tipo bustina di plastica che c'è qui la sua chiusurina, che voi mettete qui il telefono, qui dentro mettete il telefono, poi chiudete qui e il telefono è protetto dall'acqua, dalla sabbia, da qualsiasi cosa potrebbe danneggiarlo. Io l'ho usata molto quest'estate. Fatevi un negozio di elettronica può interessare. Qua c'è il suo laccetto, se lo volete appendere c'è un laccettino. Ecco qua, se vi può piacere. Poi queste due le ho fatte io, questa l'ho fatta un pochino prima, tutta in toni del verde, con tutte le principesse di Disney, pezzetti e cose varie. E questa l'ho fatta sfondo bianco con tutti quei ciumi. Questa si è un po' sformata con il silicone, però devo sempre tenerla, metterci un elastico con la tensione, se no si apre troppo. Sono queste due qui, fatte io con il silicone, da una base di una cover trasparente normalissima. Ho fatto anche il video di come faccio le cover in silicone, state nel mio canale, lo trovate, perché è abbastanza recente. Poi questa è la cover unicorno, tutti gli unicorni qui. Che avete visto negli ultimi video che mi è arrivato da AliExpress, mi piace troppo. Poi è opaca con questi intornoni bellissimi. Quella qui, che la sento su AliExpress. Poi questa ha il libretto, qui mettete il telefono, poi chiudete il libretto. Per verde acqua, molto carina, quella è un negozio cinese.
questa qui, sempre libretto, però l'ho presa, è stata la prima cover che ho preso in un negozio che vendeva solo cover, faccio così un botto, sì. E da quando era appena uscito non c'erano cover, io ho preso questa, mi era semplice fatta libretto. Poi questa che avete visto, che devo ancora attaccarla sul telefono, che sono gli sticker tutti brillicosi, devo ancora attaccarla al telefono. Questa che avete visto nell'ultimo haul, eccola qui, la trovo sempre su AliExpress, morbidosa di silicone. E l'ultima più bella è questa qui, fatta cupcake, presa sempre su AliExpress, di silicone, che ce l'ho fatta sul telefono. Niente, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un grande bacio, ciao!